Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial della Biblioteca di Brugherio. In questo video tutorial vi mostreremo le voci di menu di MyDiscovery, le voci che non abbiamo ancora analizzato nei video precedenti. Clicchiamo quindi su MyDiscovery e troviamo prima di tutto il menu prestiti con prestiti in corso, prenotazioni e conclusi. I prestiti in corso e le prenotazioni ci sono già familiari perché li abbiamo visti qui in queste scorciatoie. Le prenotazioni le trovate qui e i prestiti in corso li trovate qui e ne abbiamo parlato nel video precedente. In questa voce di sottomenu troviamo invece i prestiti conclusi, quindi tutto quello che avete registrato in prestito sulla vostra tessera, di cui potete scaricare anche l'elenco completo, oppure potete fare una ricerca all'interno dei titoli che avete preso in prestito ed ecco tutti i libri con la parola mostro che abbiamo preso in prestito in passato. In questo menu segna libri trovate altre due voci che ci sono già familiari perché le abbiamo viste all'interno di questo menu nome e cognome, cioè gli scaffali e le ricerche salvate. Li avevamo già visti qui, i miei scaffali e le mie ricerche salvate. Eccoli di nuovo. Gli scaffali non sono altro che appunto le liste di lettura, avevamo analizzato i preferiti e da leggere, e le ricerche salvate sono quelle che avete deciso di salvare per poterle rilanciare con un solo clic in un secondo momento. Qui avete le funzioni per trasformare questi scaffali e queste ricerche in pubbliche o private. Se sono pubbliche li vedrete comparire sul vostro profilo pubblico, se sono salvate le potrete vedere solo voi accedendo al menu di MyDiscovery. Quindi gli scaffali, i preferiti così sono pubblici, se li volete rendere privati dovete fare clic su nascondi, è lo stesso da leggere e finiti. Potete anche svuotare l'elenco dei titoli preferiti e l'elenco dei titoli da leggere. Potete creare un nuovo scaffale con quindi una nuova lista di lettura e appunto potete passare lo scaffale da pubblico a privato. Per le ricerche vale la stessa cosa. Questa ricerca è privata, posso modificarla, posso eliminarla e posso renderla pubblica. Se la rendo pubblica, la vedo io e la vedranno anche tutti gli altri nel mio profilo pubblico. Ecco che è diventata pubblica, quindi la vedo sempre io in MyDiscovery, ma la vedono anche tutti gli altri nel mio profilo pubblico. Vi diamo appuntamento al video successivo per esplorare le voci che seguono del menu di MyDiscovery.